Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi allenamento upper e core, quindi si finisce la settimana in bellezza con il mio allenamento preferito. Oggi non mi sento super solare e positiva come sempre. È una giornata un po' così, iniziata lentamente, ed è una di quelle giornate che fa fatica un po' a iniziare. Quindi se in questo video notate qualcosa di strano è normale, cioè ve lo dico, non mi sento super allegra. Però sono convinta che l'allenamento avrà un effetto positivo anche sul mio umore. E quindi non vedo l'ora di allenarmi e anzi di terminare questo allenamento, perché oggi è proprio così. Motivazione proprio zero. Ci sta, succede. Quindi oggi cosa facciamo? Quindi tiro fuori il mio libricino. Allora, come riscaldamento un mini circuito simile al finisher dell'allenamento scorso. Non ho voglia di fare andature, voglio fare un circuito bello, intenso, rimanere sul posto, insomma. Quindi shoulder taps, vado in plank e cercando di non muovere il bacino, guardate, sono in plank, cercando di non muovere il bacino, mi tocco le spalle, ok? Io reputo di stare il più fermo possibile per le mie capacità, per la forza del mio addome, ma meno è forte l'addome, più si ondeggia. Ora, questo è veramente accentuato, però fate attenzione perché è facile ondeggiare. Voi cercate sempre di tenere stretto l'addome e ondeggiare il meno possibile. Posizione di plank, non sedere alto, non spanciare. Poi, secondo, commandos, finiti shoulder taps, si rimane in plank. Commandos è scendere e salire, cercando di alternare il braccio destra-sinistra. Poi inverse crab toe touch, quindi dopo essere stati molto tempo sulle braccia mi giro, metto in punto inverso, alzo il braccio destro e raggiungo la punta del piede sinistro e scendo, cercando di rimanere sempre alti, quindi non abbassandomi ma cercando di tenere la posizione. Quindi è un movimento verso l'alto e non così, sarà più facile. E poi finisco questo mini circuito di riscaldamento con un plank, quindi sui gomiti vado giù, plank 30 secondi, ok? Ottimo. Anche questo è un altro ottimo esercizio per i tricipiti a corpo libero, ma vabbè, non c'entra nulla in questo circuito. Quindi adesso faccio questo primo circuito con voi, non c'è pausa tra un esercizio e l'altro, la pausa alla fine di circa un minuto, e poi lo ripeto altre due volte, quindi un totale di 3 come riscaldamento. Ok, riscaldamento fatto. Bene, io finirei anche qui, no scherzo, però non detto. Solitamente quando sono di quest'umore sono ancora più cattiva nei miei allenamenti, perché proprio mi devo sfogare. Adesso passiamo alla parte centrale dell'allenamento con focus upper. So che questo è già il secondo allenamento in cui la parte qui focus centrale sono esercizi in super serie. Non mi alleno sempre così, è che adesso lo sto trovando molto funzionale e utile per andare a esasperare il muscolo senza avere grandi carichi a disposizione. Quindi 5 push up, andiamo a lavorare la zona del petto, e 5 pike push up. Quindi adesso vi faccio vedere come si fanno. Quindi push up, mi abbasso. Allora, push up come l'altra volta, si parte da terra, il push up non si fa dall'alto ma da per terra, e si mettono le mani leggermente a fianco al seno, leggermente aperte, le braccia sono a 45 gradi rispetto al corpo, non sono aperte a 90 gradi. Ecco, un'esecuzione che vedo fare da molti che è assolutamente sbagliata è braccia aperte così, braccia divaricate, tipo perpendicolare al corpo, e così. Ok, questo veramente no, perché vi fate veramente male al collo e non andate a lavorare il petto, ma si sente qua qualcosa dolorante. Quindi mani accanto al seno, leggermente aperte, trovate la vostra posizione, braccia a 45 gradi rispetto al corpo,
Il push up è sguardo in avanti, mi irrigidisco totalmente, stringo le chiappe, stringo l'addome, prendo un respiro e spingo. Salgo tutto d'un pezzo, non salgono prima le spalle, poi seguo il bacino e poi scendo. Ok? Se non ce la faccio, appoggio le ginocchia, tengo i piedi per terra e salgo tenendo stretto, tenendo duro dalle ginocchia fino alla testa. Quindi arrivato in posizione. Ok, quindi rimango proiettata in avanti. Mi state taggando in qualche video, quindi vedo anche le esecuzioni e questo mi aiuta tantissimo perché mi aiuta a capire i possibili errori che potete commettere, quindi commentarli e riuscire ad aiutarvi a migliorare. Quindi per favore continuate a taggarmi che mi è veramente utile. Vedo, ho visto delle esecuzioni fatte così, ok? Quindi... ok, così. Allora, sì, sentite lavorare, è vero, però è sbagliato perché il sedere rimane alto, il sedere deve venire avanti, le mani devono venire avanti perché quando vedete io scendo ora sono con le mani accanto al petto. Quindi, movimento, vediamo se facendolo lateralmente lo capite meglio. Ok, non così. Va bene, quindi questi push-up normali e i pike push-up. Allora, il pike push-up è un esercizio più avanzato che sposta il focus dal petto alle spalle e ai trapezi. Si fa in una posizione a piramide, quindi parto da qui, mi metto a piramide e l'esercizio è... questo, quindi spingo in dentro la testa, allora mi raccomando a non andare avanti perché sennò vi schiantate di faccia, dovete prima spingere in dentro, comprimere e poi piegare la testa, guarda in mezzo alle gambe, sguardo in mezzo alle gambe. Se non ce la fate, piegate le ginocchia e fatelo a step. Quindi devo sentir lavorare questa parte del corpo, della parte superiore, qua, esattamente questi muscoli. Ok, ve lo faccio da davanti così magari li vedete anche. La tendenza è quella di venire avanti, ma voi cercate sempre di spingere indietro. È come se il vostro sedere fosse il carico in questo esercizio e voi lo state portando indietro e qui sta vincendo lui, qui state vincendo voi, ok? Quindi... ripeto, questo è un esercizio un pochino più avanzato, quindi se non vi sentite abbastanza a vostro agio a farlo, provate a farlo in versione un po' più facilitata, altrimenti non fatelo, perché è meglio non farsi male e eseguire tutto correttamente. Quindi di questo super serie, 5 e 5. Ok, oggi le distruggiamo proprio queste braccine, yay! Allora, prossima super serie, rematore con un braccio e pettorali. Allora, il primo esercizio è il rematore con un braccio, come quello che potete fare in palestra. Io qui ho un manubrio che mi avete chiesto quanto pesa. In realtà, chiedermi quanto pesa o sapere quanto pesa il manubrio che utilizzo io è un po' fine a se stesso, perché questi sono tutti esercizi che potete modulare in base alla vostra forza, al vostro livello di allenamento. Quindi potete utilizzare i carichi che volete
l'allenamento rimane comunque allenante per voi se i carichi che utilizzate vi mettono alla prova mentre li utilizzate. È inutile che io vi dica che utilizzo un peso da 2, 4, 6, 12 kg e che poi voi proviate ad utilizzare lo stesso se siete alle prime armi o se siete super allenati. Per voi il mio peso magari è troppo o troppo poco. L'importante è che il peso che utilizzate sia giusto e calibrato su di voi, che mentre eseguite gli esercizi sentite fatica e basta, è quello l'importante. Anche se sentite fatica senza alcun peso, deve essere un carico allenante per voi e un allenamento basato su di voi. Quindi questo lo potete fare sia con un manubrio che con le bottiglie dell'acqua, ad esempio. Oppure potete riempire uno zaino con delle bottiglie dell'acqua, con delle rocce, con qualunque cosa e utilizzare quello. Comunque, rematore con un braccio. Quindi mi metto una gamba avanti, quella opposta al braccio che voglio allenare, appoggio l'altro braccio, la gamba dello stesso braccio indietro, schiena dritta parallela al pavimento, ok? Quindi tengo l'addome duro, prendo il carico e lo tiro su. Praticamente cosa succede? Il movimento è gomito che sale indietro, spalla che spinge indietro, perché magari la tendenza è di portarla avanti, spalla che spinge indietro, il gomito sale leggermente sopra il corpo, il busto, e sento stringere questa parte come se avessi una nocciolina qui e la volessi chiudere, ok? Quindi questa è la parte che sto allenando, il dorsale. Quindi giù, ok. Tengo un secondo e scendo, ok? Quindi. Quindi questo è un esercizio da fare in super serie con quest'altro che è a terra, quindi corro sul mio tappetino, metto qua, stesso braccio, prendo kettlebell o qualunque peso, mi stendo a terra e braccio a 90 gradi, quindi 10 per un braccio, rematore e spinta, 10 l'altro braccio, rematore e spinta. Finita la super serie, un minuto e mezzo di pausa e ricomincio, ne faccio altri due. Mi sta tornando il buon umore. Yay! Ci vediamo fra due giri. Finito terzo giro, adesso ultima super serie, tricipiti e bicipiti. Per i tricipiti l'altra volta avevamo fatto i dips, mentre adesso facciamo i tricipiti a muro. E per i bicipiti, questa volta che ho il manubrio, utilizzerò il manubrio. Allora, per fare i tricipiti a muro, appoggio le mani davanti a me, porto indietro i piedi, mi metto in questa posizione, come se fossi in plank, ok? Poi, mantenendo tutto il corpo bello rigido, non so se mi sentite, ma mantenendo tutto il corpo rigido, io porto i gomiti al muro e quindi appoggio tutto l'avambraccio, ok? Appoggio e spingo e mi tiro su. Sembra facile, ma credetemi, non lo è. Quindi, appoggio, spingo e ritorno indietro. La fase di ritorno è tacchentissima. Mi raccomando, rimanere rigide con il busto. Se non riuscite a farlo così, avvicinatevi e magari piegate le gambe. Mi raccomando, anche se piegate le gambe, piegate il busto e vi avvicinate, la schiena rimane comunque dritta. Non è questo, ok? E non è questo. Con altro esercizio, sia. E poi bicipiti.
Per i bicipiti potete usare quello che avete in casa, io userò il manubrio, questo qua, e quindi gambe leggermente divaricate. Ok, parto da stesa, arrivo piegata, non porto le spalle avanti, rimango ferma lungo la linea del corpo. Ok, quindi prima super serie sono 10 e 10, primo giro, let's go! Dopo aver finito questa parte con focus upper, dove abbiamo fatto 3 mini super serie, adesso faccio un circuito sempre concentrato sulla parte superiore e che va a coinvolgere maggiormente l'addome, dove non ci sono pesi, quindi non c'è sovraccarico, ma si usa il peso del proprio corpo. Questi secondo me sono esercizi più difficili da poter modulare e calibrare sul proprio livello di allenamento, perché quando sollevi un carico e un peso puoi decidere di prenderlo più leggero o più pesante, mentre per il nostro corpo quello è il peso, e quindi se non si è in grado di sorreggerlo alcuni esercizi potrebbero non essere fattibili. Quindi io adesso vi farò vedere degli esercizi a corpo libero, secondo me molto intensi, o meglio per me veramente difficili e allenanti. Però se non vi sentite a vostro agio a farli, sia per le posizioni, perché andrò a testa in giù, o per la difficoltà dell'esercizio, non fatelo. Piuttosto terminate questo workout ripetendo il warm up, magari aumentando il numero di ripetizioni, eccetera. Quindi, per chi invece se la sente, mi segua e andremo avanti. Allora, primo esercizio. Shoulder taps facing the wall. Quindi parto da terra, salgo contro il muro, mi metto ad un'angolazione tale da permettermi di eseguire l'esercizio. Più vi avvicino al muro, più è difficile, più sono lontano dal muro, più è facile. E faccio shoulder taps. Anche questo, come i normali shoulder taps, meno muovo il bacino, più sono forte di addome. È difficile. Secondo esercizio, sempre contro il muro, vado in plank, trovo la distanza dal muro tale che mi permette di salire e scendere, rimanendo in plank. Mi vedete? Scarpe? Ok. Quindi, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi dicono che allenarsi corpo libero sia facile. E adesso l'ultimo esercizio di questo circuito contro il muro sono i plank. Quindi, posizione di plank. Questa in realtà la faccio a sfinimento perché è devastante per le spalle. Ecco, adesso io faccio altri 2 giri di questo, che tra parentesi è la parte più bella di questo allenamento, ve lo assicuro, perché è super challenging, più super difficile. E basta, poi concludo qui questo allenamento perché già non ero super motivata. Poi adesso ho ritrovato un po' di voglia, però oggi è una giornata un po' così, sarà anche un po' per il tempo, come vedete è un po' buio, infatti non so se mi vedrete bene in questo video. E basta, allenamento braccia e addome quasi terminato. Nulla, sono felice che questi video vi stiano piacendo tanto, io mi sto divertendo un sacco e
molti mi dite che sono super validi. La cosa mi riempie di gioia e felicità perché sono i miei allenamenti. Cioè, come vedete, io ora mi sto allenando. E nulla, quindi oggi è venerdì, l'ultimo allenamento. Poi io sabato e domenica non faccio niente, nonostante siamo in quarantena. Ma vabbè, io ho questo mantra. E quindi ricomincerò gli allenamenti la settimana prossima, lunedì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Io ho creato la playlist di questi video workout, quindi salvatevela, iscrivetevi alla playlist, non so bene come funziona su YouTube, seguitemi su Instagram e basta, penso di aver detto tutto. Noi ci vediamo al prossimo video,